Comendone veneziano, ragazzi, finalmente una qualifica degna di nota. Settimo posto in griglia, ragazzi. E godo come un porco lodro. Ok, questa è la solita strategia. Siamo settimi. Finalmente gran partenza davanti anche a Jacques. Qua, circuito che mi Siamo piace. pronti. La Il giro di macchina c'è, in un formazione sta secondo per anno voglio cominciare qui vincere in la prima Australia. gara, eh. L'atmosfera nel circuito è elettrica e la folla spera di poter assistere a una gara formidabile. Ma per noi però. Mentre le Dai, auto si Kuna. avvicinano alla griglia di partenza, ogni pilota si sta preparando mentalmente per poter effettuare la partenza perfetta. Riuscirci li porterà sul podio. In caso contrario, c'è il rischio di finire fuori dalla top 10. Ma stai tranquillo. Il Kuna c'era poi la disfatta araba, avrei potuto fare punti, ma sono un pirla. Bello. Dai raga. Voglio una grande partenza. Vai. Si parte, Gran Premio d'Australia, terza tappa del mondiale, stagione numero 2. Attenzione, Villeneuve si è buttato alla grande, Jacques. Ho perso ben due posizioni purtroppo. Vabbè. Troppo prudente forse. Troppo prudente, talentissimo. Ma almeno non ho fatto danni. Dopo le cagate della rabbia. Una gara orrenda comunque. Però per le due posizioni mi rosico un pochino comunque. Ho già creato un piccolo vuoto dietro, godo. Devono stare almeno attaccati al trenino fino alla Ok, sesta. una bella partenza. Vediamo se è Proviamo a possibile, salire la vedo adesso. dura, però settima almeno to. Che lo faccio da Mercedes, che comunque è superiore ancora a noi. Dai, come che stiamo andando comunque bene tutte e due le macchine. Dai. Fastest di Sainz, fastest di Carlos Sainz Junior. Ma che stanno battagliando davanti. Questo è importante per noi. Speriamo in qualche incidente, qualcosa, per noi è fondamentale. Ecco, ma non facciamolo noi, grazie. Ecco, vado un po' lungo, pazienza. Dopo sapete come le gare favorevoli e sfavorevoli. Questa è favorevole, in Arabia abbiamo capito che siamo pippe atroci. Dai, Comendino, dai. Dai che c'è un bel trenino qua. No, 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 no. La carrozzeria ha preso qualche Sì, graffio, ma cerca di non dai, ma che peggiorare la palle situazione. però. Per una chicane sbagliata, andate a fanculo proprio. Vai. La fiancata un po' danneggiata, dovrebbe dare grossi problemi, però mi girano i maroni. Potevamo evitarlo. È dura però, è dura, Davanti sono veloci. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro. Usalo nelle zone DRS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Mamma mia, però stavo perdendo. Se voglio stare con questo trenino devo veramente spingere al massimo, eh. Che avere Villeneuve davanti non è simpatico. Dai Comendone, che bello avere qua tutto dritto, è una cosa meravigliosa. Dove sono le nuvole, che bello, esistono le nuvole su questo gioco. Insomma, che è solo la prima gara sotto la pioggia, che arriverà, penso, comunque. Deve arrivare.
Dai che mi pippoggio. Mi devo ciucciare Jack. Non sarà facilissimo, eh. Attenzione. Non ci credo. Problema al DRS. Non puoi contare sul DRS, no, per ora. Ma la no. Posteriore è fuori uso. Rimani in pista, cercheremo di risolvere il problema. Pesantissimo sto problema. Incredibile. Problema atroce per il cume. Che sfiga, oh. Sempre problemi di affidabilità. Le side pods hanno preso danni, inizierai ad avvertire resistenza. Perfetto. Ok, l'auto mostra risposte anomale. Attendi, vediamo di cosa credo. Si tratta. No, no, no. 125 gradi, zio, ok. Ancora un ritiro per problemi al motore. Al 90% c'è la rottura del motore, ragazzi, quando dice così. Il distacco dalla vettura davanti è 1,5 secondi. Ok, sembra sì. Un guasto meccanico, dovrò chiederti di trovare un posto sicuro dove fermare l'auto, mi dispiace. Mi ricevi? Fermati, è troppo pericoloso continuare a stare in pista. Incommentabile. La sfortuna continua a perseguitarmi. Pazzesco. È stata una bella gara oggi. Vince la Red Bull. Ed è. Vince Max. Quindi diamo un'occhiata alla classifica piloti. Forte di una brillante prestazione, Max Verstappen si insedia al primo posto della classifica. Dopo questa giornata incredibile. Imola, siamo decimi, ho fatto una qualificazione finalmente con la pioggia, ma pioggia torrenziale, è andata bene, sono molto contento. Adesso vediamo, però due ritiri consecutivi già dopo tre gare. No, no, potevo fare parecchi punti. Mi girano un po' i maroni, ma vabbè. Andiamo per la sprint, cerchiamo di fare il meglio possibile. Però siamo proprio sfortunati. Il giro di formazione sta per iniziare per la gara sprint di oggi. Sarà interessante vedere come se la caveranno i piloti. Delle affidabilità, però così per il momento è così, ragazzi. Ho proprio Villeneuve davanti. Previsto sole per la sprint e nuvoloso per la gara. Partenze come al solito un po' da cioccolataio. Cosa buttarsi all'interno? Bravo, come? L'ho rischiata. L'ho rischiata, ma è andata. No. Ok. Attenzione, attenzione. Mamma mia. Vediamo se la macchina resiste. Il circuito che mi piace, circuito storico. Aspetto, okay, adesso la prima gara sotto la pioggia, per però il resto della gara. L'aspettiamo tutti, Beppe. No, subito, ma non posso toccare. Cioè. Vabbè, dai, non è stesso niente, però. Leggerissimo. Dai, come devi spingere come un porco, però, eh. Crediamo che il sottoscocca sia un po' rovinato, ma niente di serio. E ho sempre il mio compagno davanti, oh. Che però fa punti, questo è importante per i punti di sorsa e tutto quanto, per la fama. Dai che me lo piglio, sì. Jacques mi dà l'esterno. Non riesco mica, grandissimo Jacques, però non puoi chiudermi qua, ciao. Sorpasso sublime su Jacques. Me lo sono proprio preso con classe e correttezza. Come furioso dopo quello che è successo in Australia. Gara favorevole buttata via perché il motore ha deciso di andarsene.
Abbiamo Alonso davanti. No, 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 mamma mia, meno male che non ho rotto niente. Vettila. Deve essere noni, è bene. Non mi ricordo, mi sembra che prendano punti i primi 8, 5, non mi ricordo. Ma devo stare avanti il più possibile per partire bene in gara. Giro record di Max, in questa seconda stagione sembra Max quello più forte. Da questo giro potrai usare il DRS, ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Se lo dici tu. Dai, dai. Stiamo rischiando qua. Voglio provare a prendere Alfonso. Il sottoscocca ha preso una botta, ma nulla di serio. Niente, ciò, veramente i danni simulativi sono duri, però mamma mia. Non puoi prendere il cordolo mai praticamente. Cioè non puoi prenderlo, devi prenderlo nella maniera giusta. Infatti codo lungo. Calma, fuma, calma. Sta arrivando, infatti non mi dà taglio perché ho perso. Che lotta con Jacques. Jacques vuole primeggiare. Tra superare. E ci superiamo Norris. Molto bene Kuba, molto bene. Buon ritmo adesso per il talentissimo. Ottavo posto nella sprint. Stiamo raggiungendo la vettura di fronte, ma dobbiamo anche tenere d'occhio le gomme. Non faremo un'altra sosta ai box. Perché so veramente il ritmo c'è, ragazzi, eh? Aspetta, inizio gara, stiamo andando molto meglio. Ragazzi, l'ottavo posto va più che bene. Ci possiamo fare un'altra posizione meglio ovviamente. Siamo partiti settimi a Melbourne prima della beffa iper atroce. Abbiamo sempre Alfonso davanti. Verstappen sta dominando. È finita l'era di Charles. Siamo fuori di RS purtroppo. Molto bene, molto bene. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Mi fa piacere. Dai, comendone però. C'è un bel trenino, ragazzi. Scusate se sto parlando poco, ma sono molto concentrato perché secondo me un'altra posizione posso guadagnarla se guido bene. Quello è il problema, Cuba. Guidare bene. Attento, venezianone. Ok. Yellow flag. Attenzione, proprio davanti a noi Alfonso se ne va. Quanto godo. Bandiera verde. Molto fortunati. E se la stanno dando anche davanti. Speriamo in qualche alettone partito tra Hamilton e Sainz.
settimo posto, molto buono. La macchina c'è comunque, l'ha sentito bene. La sento molto bene la monoposto. È chiaro che non siamo ancora a livello di Ferrari, Red Bull e Mercedes, ma non siamo neanche lontanissimi in questa seconda stagione che vuole portare, deve portare al Cume qualche podio e la prima vittoria. Questo è l'obiettivo della terza lotta per il mondiale. Fai attenzione, crediamo che tra pochissimo perderai aderenza. Basta che non perda potenza. Ah, qua la sbaglio un po'. Sì, qua l'ho sbagliata anche qua. Qua c'è ancora yellow flag. Bandiera gialla. Lo so, lo so. C'è ancora parcheggiato Alfonso. Stiamo provando in tutti i modi, ma mi sembra dura prendere Gigi. Non abbiamo la macchina per prendere Gigi. Un giro e mezzo alla fine. Fuori anche Lance Stroll, mamma mia. Fuori anche Stroll, gara sprint, comunque eliminazione. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Comunque no, abbiamo molte possibilità di fare bei punti qua, eh. Se non ho sfiga, se non faccio errori, ci possiamo prendere molte soddisfazioni qui in casa. Bisogna solo crederci. Ok, inizia il final lap. Classico, sei all'ultimo giro. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 2,6 secondi. Anche Stroll ha parcheggiato miseramente la sua monoposto. Ok, via libera. Ecco, settimo posto, va benissimo. Va molto bene. Partiti decimi, tre posizioni guadagnate. Si gode, si gode, si gode. Chiaramente più i Mercedes e Ferrari e Bull sono ancora troppo superiori. Ok, il distacco è 2,9 secondi. Sta arrivando Norris, diciamo che l'ultimo giro loro pompano sempre di più. Vince Max la gara sprint di Imola. Per noi un bellissimo settimo posto che dà molto morale per la gara di domani. È la fine della gara, ci vediamo nel parco chiuso. Mi fa piacere. Qua qualcuno si è ammazzato, mi sembra. Max Verstappen stacca ancora di più gli avversari in classifica. Godo. Dopo una grande... Nuvoloso, ma non è prevista pioggia. Vai. Partenza discreta. No, qua freno per paura. Guarda, guarda quanto... Mamma mia, casino, casino. Qualcuno ha rotto, secondo me, qualcosa. Stai attento, come non rischiare adesso. No, bravi, un pazzo. Non rischiamo primo giro, raga, non rischiamo. È troppo importante far punti oggi.
Oggi è fondamentale portare a casa punticini irridati. Dopo il primo giro siamo ancora nella stessa posizione. Cerca di avanzare. Rimani concentrato. Ma come faccio a rimanere concentrato col terrore di spaccare? Guarda Villeneuve. Ma cosa fa Villeneuve? E qualcuno va ai box, lo sapevo. Siamo sesti, Beppe. Più di così la vedo dura, però. Previsioni del tempo. Le condizioni sembrano stabili al momento, non è prevista pioggia. Le gomme da asciutto sembrano le più veloci per ora. Mi fa molto piacere. Adesso devo fare una gara di sofferenza perché soprattutto all'inizio faccio sempre più fatica, dopo con la macchina più leggera invece riesco a livello prestazionale a migliorarmi. Dai, bisogna cominciare a prendere ritmo, Villeneuve purtroppo è molto vicino. Jacques è molto vicino purtroppo. Hamilton sta e Sainz si stanno allontanando, ma d'altronde non ho la macchina per stare con loro. Vabbè. Giro record di Max, comunque Perez ha fatto l'incidente. DRS ora attivo. Per gli altri però. Perez ha bisogno della safety car, altrimenti la gara è andata, Saranno 32 giri di fuoco. Mi interessa più guadagnare su Villeneuve, sinceramente. In sesto posto ci metterei 10 firme. Dai ragazzi, concentration massimale, mi serve la massimale, ecco, non così, grazie, mi serve la vera massimale adesso. Se ne stanno andando gli altri. Distacco sempre Villeneuve col DRS. 1,8 secondi. Non è una cosa molto simpatica. Non posso permettermi neanche il minimo errore, raga. Purtroppo. Ok. Previsioni del tempo. Il radar mostra sereno, okay. Le condizioni meteorologiche per adesso sono buone. Andiamo, le gomme da asciutto sembrano le più indicate per ora. Ok. Non sono andati tutti comunque, questa è una buona notizia per noi. La strategia di gara è completa, adesso devi finire la corsa con queste gomme. Ok, boss. Adesso andiamo a prenderci i primi e comincerà un'altra gara, a mio modestissimo parere.
incredibile safety car, senza ritiri probabilmente qualcuno ha perso qualcosa, un alettone, perché è l'unica spiegazione, onestamente, ho due o tre testa coda, ma penso sicuramente sia partito qualche pezzo. E allora i commissari di gara hanno preferito mettere la safety car. Eccoci qua. E anche fortunato che non so braccare Gigi. Vai. Ci bracchiamo Gigione Hamilton. Vai. Tutti contro Hamilton. È più veloce però Hamilton. No! Bravissimo Kume, che cattiveria, che sorpasso, che Kume signori! Splendido, bella mossa. Approfittato subito. Adesso devo capire quante macchine, scusate, mi sembra due macchine fuori dai, non sono riuscito a fare i pit stop. Cap, relax, purtroppo Gigi dietro, è una spada di Damocle importante. Ma adesso inizia. Un attimo, a sto punto hanno fatto tutti la sosta, presumo, perché non c'è più nessuno. Cioè, è impossibile che dovevano, cioè, tenere un ritmo così con delle gomme così usurate. Teoricamente, per carità, la CPU è capace di tutto, però vediamo. Per me tutti hanno fatto la sosta. Ma sta arrivando, purtroppo. Gigi sta arrivando, intanto comunque Albon ritirato. L'unico ritirato della gara è Albon. Un bel ritiro davanti, ormai. Mamma mia, Gigi è tornato, signori, che doballe, Gigi, l'è tornato. Gigiotto è tornato. Sì, ormai nessuno va ai box. La cosa sembra abbastanza ufficiale. Sto facendo molta fatica, però la macchina che è un po' danneggiata. Io voglio lottare con gli unghie e con i denti, però il mio risultato, sesto posto, voglio il quinto. No, ho fatto anche un podio, cazzo dico, l'anno scorso. Molto, dai, perché siamo veramente già a 12-13 secondi, i primi, incredibile, hanno un ritmo diverso, sto tenendo Hamilton dietro non so come. Ancora, cosa? Ma dai, questa roba che non sopporto. Il distacco dalla vettura che ti precede è 12,2 secondi. Un po' lungo. Sento tanto la pressione, purtroppo. Qua un errore non fantastico, sinceramente. Gigi ci prova, Gigi c'è. Ok, hai perso una posizione. Troppo forte, siamo Gigi, sotto troppo di forte una. La macchina, peccato. Attenzione, yellow flag. Bandiera verde. Fuori Seb. Ci hanno informato safety che car. L'incidente ha lasciato sulla pista un alto numero di detriti. Ancora safety car. Seconda safety car, peccato, potevo tenermi davanti, che sfiga raga. Sto pensando se posso tentare l'azzardo, ma non ho mai, credibilmente esce di scena. Rompe il motore in regime, il godimento massimo.
Vai, 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 vai. Perché anche la macchina non messa benissimo. Torna subito alla tua posizione, altrimenti saremo troppi penalizzati. Troppi cordoli presi. Non puoi sorpassare il regime di safety car. Lo so, lo so. Ok, via libera. Proviamoci con calma. Grande sorpasso. Very good. Siamo quarti, ragazzi. Tre ritiri, veramente che casino, fioi. Gara da crazy cume. Il distacco dalla vettura davanti è 1,7 secondi. Allora, dobbiamo dare tutto per cercare di mantenere la quarta piazza. L'altro anno siamo arrivati terzi. Partirei già quarti, comunque dopo i ritiri vergognosi dell'Arabia, soprattutto Melbourne. Cioè, sarà un'impresa tenere Sainz dietro. Le side box sono state danneggiate, sentirai un po' di resistenza. Che belle notizie. Sono quelle notizie che ti fanno capire che il mondo è meraviglioso. La Ferrari è più veloce, ragazzi, la Ferrari è molto più veloce. E ci sta, chiaramente. Ci sta, purtroppo. Sta arrivando anche Ricciardo. Siamo in difficoltà adesso, la cosa, purtroppo, è ufficiale. Mamma, sei dura. Va a cercare di stare vicino a Junior. No! Mamma mia, che brutto errore. Tante sbavature, troppe però, eh. Troppe sbavature. Ho un po' di paura di Ricciardo. Siamo sempre quinti, purtroppo. Gigi ritirato, ma Sainz si è risuperato. Mamma mia, siamo tutti là, raga, siamo tutti vicinissimi. Nessun problema alle gomme, continua a mantenere. Meno quello. Così. Ci vorrebbero altri 4 ritiri per vincere la gara. E tutti davanti. DRS consentito. Queste non sono, ripeto, belle notizie. DRS consentito. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 4,4 secondi. Faccio un po' fatica a tenerla adesso, però. Dai, comendino, dai. Le side box sono state danneggiate, sentirai un po' di... Lo so. Ma comunque con il cuore, con la grinta, possiamo portare a casa un grandissimo risultato. Danni critici al sottoscocca. Oddio, ma cosa sta succedendo, ragazzi? Non voglio neanche guardare. Troppi casini nei cordoli. Non è possibile, tocchi un cordolo, prendi quelli robi gialli e ciao, vaffanculo, sinceramente. Ma se c'è una mod che li levo, cazzo. Non ha senso spaccare la macchina così. Manca ancora tanto, però. Siamo ancora lontanissimi. Qua non posso prendere. Non posso prenderle bene, purtroppo. Distacco dall'auto davanti, 3,1 secondi. Molto bene. Metterei 10 firme per rimanere quinto.
bomba, tieni duro. Abbiamo un buon vantaggio adesso. Stiamo tornando a ritmo. La lotta tra Gasly e Ricciardo ci sta aiutando. Attenzione, yellow flag. Bandiera verde, bandiera ancora verde. Problemi. Siamo di nuovo in gara. Mamma mia, che roba. Quanti problemi, ragazzi, per le avevano posto. Ma però forse è rientrata, non è un ritiro forse. Non è un ritiro. Problema al lettone. Dai ragazzi, su. No, un po' lungo. Un po' lungo, ma non becco i punti che possono veramente distruggermi la macchina. E ormai se ne sta arrivando Ricciardo, sta arrivando, è ufficiale. Ecco Ricciardo. Ok, concentrazione. Ecco Ricciardo che è arrivato. Manca ancora una vita però. Manca troppo. Dai Fiori. Mamma mia, scusate se parlo poco, ma voglio sto quinto posto. Lo voglio. Lo pretendo, sinceramente. No, quando la sbaglio. Infatti Ricciardo è attaccato adesso. Ok, il distacco è 5,9 secondi. Mamma mia. Ricciardo non rompe i maroni. Saranno due giri da incubo. Due giri da incubo. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 8,0 secondi. Mi fa piacere. Two laps remaining nell'inglese. Abbiamo carburante sufficiente per altri 5 giri. Dai, Cuba, dai. Mamma, non ce la faccio più, raga, già che è ancora caldo, che non vedo la veramente. Cioè, sta estate, ma rotti i maroni, ok. Ok, e inizia il final lap, Cumendiano. Il classico final lap, ti prego, teniamo la quinta posizione. Giro. Mamma quanto ho rischiato.
L'ultimo giro poi sono fortissimi loro. Qua sente la tensione veneziana, Ricciardo è vicinissimo, eccolo là, sapevo io, vince Max, non sbagliamo adesso, dai che forse ci siamo, oh yes, no, attenzione, sì, dai, oh yes baby, yes! Ok, gara finita, fai attenzione quinto alla posto macchina mentre... pesantissimo. Alfonso, pilota del giorno. Una gara che ha dell'incredibile. Sì, due safety car, ragazzi, mamma mia. Casini oggi su casini. La spuntata. Andiamo a vedere la classifica. E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del Mondiale Piloti. Max Verstappen stacca ancora di più gli avversari in classifica dopo una grande prestazione. Oggi non sono mancate le dimostrazioni. Ok, siamo ottavi con 18 punti, Villeneuve 12. Ma chi è stato il pilota del costruttori giorno, molto te? Bene quarti. Per me quarti. Stavolta è Fernando Alonso. Oggi ha tenuto un ritmo incredibile. Godo. Andiamo a vedere dopo qua i menu. Massacrato Valtteri. Perfetto. Me la godo, signori, me la godo a cannone. Ok. Speravamo che potessi accettare la sua intervista. Dai. Bene. Perfetto. Non è vero, però voglio un po' di fama. E possiamo andare? Grazie per essere intervenuto. Prego, e prego, prego. Buono. Possiamo mettere a posto un po' le strutture. Ok, perfetto. Ma che palle. In linea di produzione questa settimana. Quindi tutto il pacchetto è andato perduto. Perduto, che bella. Lo sviluppo, dovrai rinviare l'ordine tramite lo schermo RS. Aggiunta capacità. Raga, qua che sfiga, oh. Okay. Bene. Speriamo di avere qualcosa. C'è stato ma un tu... problema sì, in linea ma... di produzione. No, vabbè, ma la roba. Quindi tutto il pacchetto è andato perduto. Fanculo. Per far riprendere lo sviluppo, dovrai rinviare l'ordine tramite lo schermo RS. Qualcosa è andato. Abbiamo un problema riguardo il nostro pilota. Come pensi di procedere? Grazie. Apprezziamo il tempo che ci hai dedicato. Anch'io. Ok, ragazzi, salta e avanza. Andiamo a Miami. Speriamo di fare una bella gara a Miami. Dai, comunque sono bei punti. Siamo quarti nella classifica costruttori. Siamo i primi dei normali, diciamo. Prima Red Bull, Ferrari e Mercedes. Pioggia in gara, signori, finalmente. Prevista pioggia battente, ragazzi, all'inizio. E poi andremo verso nuvoloso, ma sarà una gara paurosa. Non vedo l'ora. Raga, saluto, raccomando il veneziano. Ciao!